diciamo, un contrappeso, no? al potere assoluto dei direttori generali e al tipo di gestione che è tipica di un'azienda, appunto creando con quella legge, in quella legge, queste conferenze locali sociali e sanitarie che dovrebbero rappresentare le esigenze dei cittadini mediate dai loro rappresentanti negli enti locali, quindi comuni o municipi nel caso in cui i comuni siano, no, divisi in unità amministrative circoscrizionali, e poi le consulte che elaborano proposte e contributi e la promuovono iniziative e progetti, qualità dei servizi, monitorano la qualità dei servizi direttamente dai cittadini. I comuni adesso, ad oggi, hanno, è stato detto, hanno poche competenze, è vero, però alcune le hanno. Innanzitutto hanno delle competenze di tipo emergenziale, cioè il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che il sindaco come pubblico, come diciamo rappresentante del governo, possa disporre degli interventi urgenti, che poi sono i classici, no, che sappiamo sull'inquinamento, ad esempio, è uno dei tanti. E poi dispone i TSO, cioè il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio, ovviamente con determinate condizioni, ma anche lì si ravvede un pericolo, no? Il paziente psichiatrico che ha una puzza è pericoloso per sé e per gli altri, scatta il TSO, chi lo ordina è il sindaco, con tantissime tutele e garanzie, lo sappiamo. Magari ce ne parlerà Andrea Baldi. Il sindaco poi, oltre ad avere questi compiti, diciamo, emergenziali, ha anche dei compiti invece continuativi. Siede in queste conferenze locali, sociali e sanitarie. Dicevo, legge 502-92, Maria Grazia ce l'ha detto, è la legge che istituisce l'aziendalizzazione della sanità pubblica. Articolo 3,14, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, siede nelle conferenze sociali, e questa legge poi demanda una legge regionale, la legge nazionale, per come in ogni regione declinare questo dettato nazionale. Legge regionale 18 del 94 istituisce la conferenza locale sanitaria, composizione, funzioni, modalità di funzionamento. Ogni conferenza locale sociale e sanitaria si deve insediare e la sua istituzione è formalizzata in ogni atto aziendale. Quindi ogni conferenza locale risiede in ASL, la quale la recepisce nel proprio atto aziendale. Composizione: sindaci dei comuni compresi nel comprensorio sociosanitario dell'ASL. Chi partecipa? Il sindaco il sindaco e i presidenti dei consigli municipali circoscrizionali. A sede presso l'ASL è presieduta da chi? Dal sindaco o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti, come si diceva prima. I sindaci e i presidenti municipali possono delegare le funzioni e le delegano sempre, o comunque accade che le deleghino, soprattutto nei comuni grandi. Comuni piccoli va direttamente il sindaco, ovvio, riscontrato, facendo un minimo di indagine. Quindi delegato del sindaco e delegato del presidente municipale, che spesso è l'assessore municipale alle politiche sociali, ma non è detto che debba essere per forza lui. Prerogative, la faccio breve, ha delle prerogative e dei poteri molto importanti, perché definisce le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'ASL. 2. Esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio, cioè una specie di collegio sindacale, se vogliamo. Verifica l'andamento generale dell'attività, cioè ha dei poteri sostanziali, anche se non ha poteri decisionali, ma se si accorge che qualcosa non funziona può far valere le proprie ragioni. 4. Contribuisce alla definizione dei piani programmatici. E 5. Questo è molto importante. Trasmette proprie valutazioni e propri suggerimenti sia al direttore generale sia alla giunta, che sono tenuti a fornire entro 30 giorni risposta motivata, cioè non stiamo parlando di cose irrilevanti. Questa cosa non so quanto sia successa, cioè quante conferenze lo avranno anche fatto, ma non mi sembra che si sia molto sentito parlare di queste conferenze locali, perché spesso sono anche, diciamo, composte da soggetti che hanno, magari che non hanno, che hanno in qualche modo una
che non hanno un vero, che hanno dei conflitti di interessi sostanzialmente con chi poi detiene il potere a livello regionale e della ASL. Non solo, altri poteri forti può prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili della ASL e chiedere notizie sull'andamento della ASL al direttore generale, al collegio dei revisori e alla regione. Oltre a queste funzioni che, come ripeto, sono nella legge regionale che deriva dalla legge nazionale del 92, la legge attuale, l'ultima legge che appunto è stata partorita, perché è stato un parto di non so quanti anni, di 17 a 16 anni, dà altre funzioni a questa conferenza locale, sociale e sanitaria. Innanzitutto la chiama conferenza locale, sociale e sanitaria. Prima si chiamava conferenza locale per la sanità. Recepisce l'integrazione. 2. Valuta i bisogni sociali, socio-sanitari e sanitari delle comunità per realizzare con l'ASL gli interventi. Concorre alla programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria regionale e promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria nei piani di zona. Sì, è una sintesi, però per farvi capire di che funzioni stiamo parlando. Come funziona? Il Presidente convoca annualmente un'assemblea di tutti i sindaci e o presidenti dei consigli municipali, circoscrizionali, compresi nel territorio, e adotta un apposito regolamento. Io da un'indagine personale ho visto che alcune, ovviamente ce ne stanno, ce n'è una conferenza per ogni ASL, no? Per cui ci sono decine e decine di conferenze locali in giro per l'Italia. Solo alcune hanno adottato dei regolamenti, alcune non se ne sono dotate, quindi in realtà si sono poste nella condizione di essere non operative di fatto. Se non è il regolamento, come fai a muoverti? Ti muovi per consuetudine, non lo so. La composizione classica tipo a Roma di una conferenza locale sociale e sanitaria: delegato del sindaco scritto grande, presidente della conferenza, e poi i vari delegati dei presidenti del municipio. Dopo vedremo i problemi, però per adesso, diciamo, adesso noi a Roma abbiamo 3 ASL, 3 conferenze organizzative già insediate, ma adesso ognuna di 3 delle 3 conferenze ha un presidente che ha un ruolo, che sa che è responsabilizzato e che sa che deve coordinare, no, tutti gli altri membri della conferenza. L'altro strumento, le consulte, queste sconosciute, nel senso, tutti le conosciamo bene o male, chi lavora nell'ambito socio-sanitario, però non si è capito chi le istituisce, come funzionano, se funzionano, non lo so, insomma, ho voluto fare un po' di chiarezza. Innanzitutto sono degli organi che non sono previsti dalla legge in via prioritaria, non so come dire, nascono per emanazione, per concessione dell'ente locale o della regione con uno specifico atto normativo. Quindi, ad esempio, stiamo nel Lazio, organi, quelle consulte stabilite, diciamo istituite dalla Regione Lazio, nello statuto della Regione Lazio esiste per esempio una che è la consulta regionale dei problemi della disabilità, che è direttamente inserita nello statuto della Regione. Dopodiché lo stesso statuto dice che con legge regionale possono essere istituite altre consulte, e cita immigrazione, cita volontariato, cita tutela dei minori e salute mentale. Sottolineo, dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività. Una consulta che non ha gli strumenti per operare non serve a nulla, è completamente inutile, che non ha un sito, che non ha una capacità comunicativa, che non ha una sede istituzionale, non serve, cioè è solo formalmente costituita, ma non ha nessuna capacità di azione, di incidenza. Brevemente, c'è la consulta regionale per la salute mentale che è stata istituita con la legge regionale 6 del 2006, non vi sto a dire di chi è composta, poi le slide ci saranno diciamo, distribuite. Ci sono altre consulte, oltre a quelle regionali, ci sono quelle presso le ASL, istituzioni, ognuna emanata con specifico atto, o decreto, o delibera della giunta, o delibera del direttore generale. Hanno diverse funzioni che non vi sto a ripetere perché vedrete nelle slide. E poi esistono, ad esempio nell'ASL Roma 1, per fare un esempio, esiste una consulta sanitaria generale, quella di cui ho parlato prima,
Poi esiste la consulta dipartimentale per la salute mentale, che è una, diciamo, delle consulte più importanti, perché poi, come vedremo con Andrea Balbi, il dipartimento di salute mentale ha delle specificità che rendono necessario il confronto continuo con la cittadinanza e con gli utenti, proprio perché hai un settore in cui l'integrazione col sociale è molto forte. Poi abbiamo la consulta per la disabilità e la consulta per la salute interculturale, già costituite presso l'ASL Roma 1. Esistono anche le consulte, mi hanno fatto una domanda, ma come funzionano le consulte comunali e municipali? Funzionano nello stesso modo che ho prima descritto, cioè vengono facoltativamente istituite dalla giunta municipale, dalla giunta comunale con diversi tipi di atti. Esempio a Roma, esiste una consulta cittadina che si chiamava sui problemi delle persone handicappate, all'epoca l'hanno istituita con questo nome, che è dell'81 per esempio, no? Poi c'è un'altra consulta municipale, un altro esempio, di quartiere, della scuola o per i problemi di cittadino disabilità della loro quarta circoscrizione. Sono due esempi per far capire come nascono, quali sono gli atti che istituiscono queste consulte. Ognuna ha proprie regole specifiche di composizione, di funzionamento, in base allo specifico atto che le istituisce. E veniamo alle ultime due slide. Problemi. Problemi delle consulte e problemi delle conferenze locali. Allora, consulte. Primo problema, nascono come mera concessione da parte degli enti locali, che scelgono liberamente di dotarsene. Non sono previste in base alla legge, hanno solo una facoltà di consulenza, nessun potere reale, che resta saldamente, nel caso delle ASL in toto, al direttore generale. Terzo, spesso sono prive di regolamenti, norme di funzionamento e discussioni trasparenti, cioè i verbali non si riescono neanche a leggere. Quattro, ci sono dei conflitti di interessi spesso ineliminabili, perché nelle consulte siedono alcuni, specialmente per le associazioni dei familiari, familiari che ovviamente fruiscono dei servizi, si trovano anche in una situazione di difficoltà a esprimere, ci siamo, perché sono in una situazione di soggezione. Ci sono altri conflitti di interesse, però, che non fanno parte di quello che non possiamo riassumere come quelli dei familiari, ma che sono, diciamo, più complessi e che andrebbero eliminati del tutto, perché non voglio stare qui a descrivere. Poi non sono dotati di adeguati mezzi neanche di comunicazione e quindi in realtà non vengono conosciuti e non riescono neanche a fare campagne di nessun tipo. Ultimo, secondo me, dovrebbero diventare una vera cassa di risonanza di tutti gli organi, associazioni, enti interessati a quel tema e non solamente delle associazioni o dei soggetti che siedono nelle consulte, ma dovrebbe diventare veramente un organo di partecipazione collettiva, no? Per quel tema. Problemi delle conferenze locali, sociali e sanitarie. Allora, spesso, come ho detto prima, prive di regolamento, quindi penso che una delle prime cose che faranno i nostri valenti presidenti delle conferenze sarà dotarsi del regolamento, prive di un reale e continuo coordinamento interno, cioè non esiste un dibattito continuo che appunto monitori, faccia proposte, valuti le esigenze del territorio, ma ci si vede una volta ogni tanto in assemblee, una tanto. Altro problema, spesso, e io ho assistito a una, ho assistito a una conferenza locale, mi sembra non mi ricordo se era dell'ASL di Roma, se era di Viterbo, se era di Civitavecchia, l'ASL Roma 4, me la sono vista tutta filmata. Praticamente spesso esauriscono il loro compito nel fare rivendicazioni in regione sulla carenza di fondi disponibili per i servizi sociali, cioè non entrano nel merito delle competenze che loro hanno, che sono molto anche sanitarie. Si limitano, qui ho visto, almeno in questa conferenza sono rimasto anche stupito, no, lamentano di non aver avuto i fondi promessi, ma sono rivendicazioni, non so, particolaristiche. Qua stiamo parlando della gestione di un'ASL, del bilancio di un'ASL. Ah, ultimo problema, quindi neanche conoscono, non conoscono le proroghe ipotetiche di cui dispongono. Ultimo problema,
Il ruolo giocato, come dicevo prima, è tanto più appannato e poco incisivo quanto più sono espressione di interessi quantomeno collegati a quelli dei dirigenti ASL a nomina regionale, è evidente, no? Invece nel momento in cui c'è un reale contrappeso, è come nel caso attuale, no? Abbiamo dei delegati del sindaco che sono espressione, no? Sono stati nominati dal sindaco di Roma, e ovviamente la giunta regionale in questo momento appunto la giunta Zingaretti, quindi è evidente che questa funzione deve essere esercitata come deve essere sempre esercitata, non solo nei casi in cui no, i due organi non sono nominati dalla stessa parte politica, devono sempre esercitare questa funzione di controllo. A questo punto io, diciamo, la pausa che avevamo previsto in salta, quindi chi vuole va a prendersi un caffè al secondo piano, cioè non, lo dico perché magari funzione di servizio, al secondo piano c'è forse una macchinetta per prendere. No, non c'era pausa. Appunto, no, però se uno si vuole, giustamente si può. Il caffè al secondo piano.